Ciao Chiara! Ciao Lino, ciao Claudia. Cosa facciamo? Facciamo una torta salata. Ciao, fate un salto. Fame? Ma tu da qui mi prendi? Sì. Ciao. Ciao, fate un salto da me. Allora, con la pasta sfoglia noi ci facciamo una torta salata con il radicchio rosa, la cipolla di base, un pochino di salamino, le patate schiacciate e del formaggio. Allora, un filo d'olio, mettiamo la cipolla bianca, la fate sempre stufare a fuoco molto basso finché non diventa trasparente, non la andate a bruciare ovviamente. Allora, io qui aggiungo il radicchio rosa, riprendilo perché è bellissimo questo radicchio. Lo lasciamo stufare, possibilmente con un coperchio, e intanto io ho già fatto lessare le patate, quindi le vado a schiacciare. Allora, il radicchio è quasi pronto, lo teniamo a fuoco alto. Qui ho schiacciato le patate, adesso ci aggiungo sale, pepe, i pezzettini di salame, un po' di parmigiano e io metterei dentro anche 1 o 2 fettine a pezzettini, perché il formaggio ovviamente fondendo aiuta anche la compattezza della torta salata. Allora, abbiamo detto il salamino, non mi distrarre. Salamino, io volevo mettere lo strolghino, però qualcuno se l'è mangiato e quindi è rimasto questo. Mettiamo questo qui. No, dai, un salame oppure un salume tipo il prosciutto, anche ovviamente tagliato a pezzettini, oppure benissimo anche il bacon, la pancetta. Aggiungiamo un po' di parmigiano, non troppo, e questo impasto noi, adesso mettiamo anche le fettine a proposito, lo andiamo poi ad aggiungere al radicchio stufato e poi tutto insieme lo mettiamo come ripieno ovviamente della nostra torta salata. Le fettine, essendo molto morbide, si andranno a sciogliere subito. Allora, questo qui ovviamente è il nostro ripieno, quindi patate schiacciate, un po' di salame, radicchio stufato in padella, radicchio rosa, un po' di parmigiano, le fettine, sale, olio, pepe. Abbiamo il nostro rotolo di sfoglia, in questo caso io uso un classico rotolo congelato, perché la pasta sfoglia effettivamente non è comodissima da farla in casa. Potete lasciare anche la carta forno che c'è attorno, bucherellate il fondo, Perché? perché sennò si gonfia, la pasta sfoglia in cottura, il fondo non si deve gonfiare. Lo andiamo a mettere in ripieno a questo punto. Allora, chiudete la vostra torta salata come preferite. Considerate che il rotolo è pasta sfoglia che potete poi modellare voi come volete, ovviamente. E a questo punto, uovo sbattuto, spennelliamo sopra la pasta sfoglia e inforniamo a 180 gradi per una ventina di minuti. È caldissima. Allora, la nostra torta salata è pronta, potete mangiarla in un picnic primaverile, oppure mi raccomando, fatela raffreddare perché con le patate è buona un pochino più tiepidina. Ciao!